siamo dentro al canale, diciamo, principale, quel canal grande di questa Venezia preistorica, che continua ovviamente attraverso tutto questo saggio e ben al di là. Le sponde del canale sono state sistemate nel corso dei secoli a più riprese con delle trave di legno, queste sono tutti legni di quercia, riutilizzate da strutture anteriori. Avete visto, sono tutto sommato delle lingue di terra che sono marginate da pali e tronchi di legno. Tra questi pali e tronchi marginano questi canali sono le capanne più volte ricostruite sullo stesso posto. Ci troviamo in località Longola, nel territorio di Poggiomarino, lungo le sponde del Sarno, alle falde del Vesuvio. E la Venezia preistorica del sud, di cui parla la professoressa Livadì, era stata costruita strappando fazzoletti di terra, un metro dopo l'altro, alle anse del fiume. L'importanza scientifica di questi scavi è data dal fatto che per la prima volta si è scoperto in Campania, in Italia meridionale, un sito protostorico perifluviale che ha una continuità insediativa che va dal XV secolo al VII secolo, avanti Cristo ovviamente, quando il sito è stato completamente abbandonato probabilmente per altri ambienti più favorevoli. Ci troviamo di fronte a una scoperta scientifica straordinaria e insieme di fronte all'urgenza di risanare il fiume più inquinato d'Europa. E allora come se ne viene fuori? Noi ci vedremo ancora in questi giorni con i responsabili della prefettura che si occupano del disinquinamento, così come con la sovrintendente Guzzo. Avendo un quadro d'insieme potremo serenamente scegliere quale sarà la strada più indolore, perché in ogni caso sarà una strada in qualche modo dolorosa, perché scegliamo di salvare tutto questo significa spendere risorse in più, ma questo va bene, ma perdere altro tempo rispetto all'esigenza del disinquinamento del fiume. L'altra strada è talmente dolorosa che non ci voglio neanche pensare. Questo isolotto ospita una grande capanna che va in questa direzione, verso nord-est. L'estremità dell'isolotto, come sempre, è stato costruito proprio con un apporto di tavole e legni, e il piano stesso è stato sistemato con pietre e ceramica. Da quello che abbiamo ricavato dai ritrovamenti, si tratta di artigiani che sapevano lavorare l'ambra, sapevano lavorare il bronzo, sapevano lavorare la pasta vitra. Infatti sono stati numerosi i reperti rinvenuti di questa materia prima. Secondo le prime ipotesi allo studio, per sfuggire alle ricorrenti alluvioni del Sarno e stare all'asciutto, i sarrasti abbandonarono le capanne costruite per almeno 7 ettari su questi tronchi di quercia e si spostarono verso le nuove città come Pompei. Il ritrovamento di questi scavi archeologici, diciamo, ribalta la storia di Poggiomarino. Poggiomarino, città progenitrice di Pompei. C'è stato un protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni Culturali e il popolo di Poggiomarino non ha saputo niente. La Venezia del Sud, venuta alla luce dopo 3500 anni di sepoltura, non può essere risepolta di nuovo. In questa vicenda ci sono molti punti oscuri da chiarire. Innanzitutto, per quale motivo è stato scelto il sito di Longola per costruire il depuratore, laddove una pubblicazione dell'Accademia dei Lincei diceva già che in quel posto erano state scoperte le palafitte, già nel 1903. Eventuali responsabilità politiche e amministrative su questi lati così oscuri di questa vicenda, insomma, saranno approfondite senz'altro. Noi speriamo che non vi siano invece responsabilità anche di tipo penale. Procuratore Ormanni, anche lei qui agli scavi, qualcosa che non va? Guardi, non è che qualcosa non va. Io sono qui innanzitutto in veste di appassionato di archeologia e di storia. Qui sono anche qui per verificare delle voci che circolano da un po' di tempo negli ambienti giudiziari locali, circa cioè il probabile o quasi certo interro definitivo di tutti questi reperti di eccezionale valore storico ed archeologico. Se questa notizia fosse vera, si rivelasse vera, l'ipotesi delittuosa configurabile sarebbe quella di un danneggiamento aggravato. Qui
siamo vicino al canale, però dall'altro lato dello scavo, dove durante i lavori di sistemazione della trincea drenante è venuta fuori una canoa. La stiamo asportando in blocco perché è una canoa di grandissima dimensione, anche se la cunosa fa comunque 6,50 m di lungo e quasi un metro di largo. È tagliato un unico albero di quercia, dunque la sua importanza è notevole anche perché ci permetterà una datazione dendrocronologica del reperto. Professor Guzzo, cosa serve per capire ancora l'importanza di questa scoperta? Completare la conoscenza che abbiamo realizzato in questi circa 6 mesi di attività di lavoro. La prefettura, in specie come nella sua funzione di commissariato per l'emergenza ambientale del Sarno, e la sovrintendenza archeologica, ambedue perseguono l'interesse pubblico. È un problema di tempi, di armonizzazione di tempi che per necessità evidenti, per ovvie considerazioni, sono tempi diversi fra di loro. Senza gli scavi del depuratore di Poggiomarino, le palafitte di Longola sarebbero rimaste sepolte per sempre sotto il limo trasportato dal Sarno. Ma oggi mettere d'accordo archeologia, storia e tutela dell'ambiente pluviale è un compito che merita d'essere preso sul serio da tutti. Fine farà, per il momento stiamo scavando, per il momento stiamo documentando. Poi il resto vedremo se si potrà musealizzare alcuni aspetti dello scavo, alcuni settori proprio dell'area del depuratore. Vedremo, ma questo si vedrà nel futuro. Per il momento pensiamo a scavare bene.